L'altro giorno di te il mister ha detto che dai al centrocampo le geometrie che mancavano. Mi fa piacere. Sto lavorando molto bene durante la settimana, faccio il più chiede all'allenatore e cerco di riportarlo al meglio durante le partite. Sei partito un po' così a Firenze, poi sempre meglio, probabilmente in parallelo anche con l'andamento della squadra. Adesso credi di essere in condizione di essere già al top? Sicuramente al top si arriva man mano che si gioca sempre di più e penso che anche la squadra man mano che si va avanti, insomma, stiamo mettendo in campo tutte le nostre qualità, di conseguenza vengono avvisate anche le mie di qualità. Domenica arriva l'Atalanta, dopo aver battuto il Napoli si potrebbe pensare che sia così, una passeggiata, invece loro arriveranno chiaramente per fare punti. Come si affronta l'Atalanta? Assolutamente no, non è una passeggiata, ma è tutt'altro. Le partite noi le affrontiamo come quelle che abbiamo affrontato a Napoli, insomma. Poi ci sta, ogni partita è una storia a sé e l'Atalanta sicuramente non sarà da meno e sarà affrontata nel modo giusto. Senti, la tua è una storia strana, perché possiamo dire che fino all'ultimo giorno di mercato si pensava che tu potessi partire, almeno queste erano le indiscrezioni che c'era. Poi sei rimasto e lentamente hai conquistato il posto da titolare. La trovi anche come una rivincita personale? No, per me è solo un grande orgoglio indossare questa maglia e cerco, insomma, di dare sempre un contributo importante, cerco di sentirmi importante per la società, per i miei compagni e ripeto, è solo un grande orgoglio far parte di questa squadra e di questa società. Tu forse sei il vero cambiamento del Parma di Colomba di questa stagione, perché il Parma di Colomba di fatto nelle ultime 7 partite della passata stagione e anche nelle prime di questa non prevedeva il regista, non c'era quel centrocampista che viene definito regista. Perché anche Galloppa, che tu hai sostituito, non è proprio un regista. Allora, come hai fatto a far capire che invece c'era bisogno di un regista? Non penso che ho fatto capire all'allenatore. Io in campo mettevo le mie qualità, cercando comunque di lavorare, di curare molto anche la fase difensiva, perché insomma puoi essere un regista, ma comunque devi migliorare anche sotto l'aspetto difensivo. Io sto migliorando anche in quella fase lì e l'allenatore fa le sue scelte, insomma sono molto contento di questo, sono molto contento e devo solo comunque cercare di continuare con questa strada, perché è quella che ci sta portando sia a me che a tutta la squadra dei buoni risultati. Dov'è che incroci Tacchetti con Cigarini? No? Cigarini a Parma ha dato molto anche, pur giovanissimo. Prandelli lo chiamava il professore quando aveva 16 anni, quindi è uno scontro fra registi, è una sfida che te l'immagini già. Prescindendo da Cigarini, penso che ogni partita che affronto, insomma, da cercare di essere meglio degli altri centrocampisti, ma non è una partita già di Cigarini, è Parma-Atalanta, 11 contro 11, e sicuramente nel nostro ruolo dobbiamo essere migliori degli altri centrocampisti per poter vincere i confronti uno contro uno. Insomma, se in ogni riparto si vince la propria sfida, penso poi alla fine della partita si possa raccogliere.